La quindicenne trovata impiccata a un albero a Piazza Armerina, in provincia di Enna, lo scorso 5 novembre, è morta per suicidio, secondo quanto emerso dalle indagini. A confermarlo durante una conferenza stampa è stato il procuratore per i minori di Caltanissetta, Rocco Cosentino, che ha aggiunto: «I dati in nostro possesso indicano una morte compatibile con il soffocamento da impiccamento, senza segni di lesioni esterne. Stiamo aspettando l'autopsia, ma i risultati preliminari sono chiari». Cosentino ha chiarito che la ricognizione cadaverica non ha rivelato alcun elemento che possa far pensare a una morte indotta da altri. Il corpo della ragazza è stato trovato dalla madre nella pineta di casa, dopo che la giovane, tornata a casa da scuola, era rimasta sola per circa 40 minuti. La madre aveva inizialmente espresso dubbi sulla rapidità con cui la figlia potesse organizzare un gesto del genere. Tuttavia, la procura non ha al momento riscontrato anomalie. «Non ci sono indicazioni che portano a considerare il suicidio come atipico», ha dichiarato Cosentino, aggiungendo che gli accertamenti sono ancora in corso e che l'esame autoptico, i cui risultati arriveranno tra circa 90 giorni, fornirà ulteriori dettagli. Il procuratore ha anche commentato le scarpe della ragazza, sotto sequestro, su cui sono state rilevate tracce di terriccio. Questi residui saranno analizzati e confrontati con il terreno circostante per cercare ulteriori indizi. Per quanto riguarda la corda utilizzata nell'impiccamento, Cosentino ha sottolineato che le ricostruzioni sulla posizione del corpo e sul numero di giri di corda sono solo speculazioni. «Non confermiamo né smentiamo queste voci», ha precisato. Sulla scena del ritrovamento, la stanza della ragazza non risultava soqquadro, ma in condizioni normali per quella di un adolescente. L'unico dato oggettivo che la procura ha al momento è l'esito della ricognizione cadaverica, che conferma la compatibilità con il suicidio. Oltre alle indagini per suicidio, la procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio e per diffusione di immagini illecite, legato a possibili chat e video intimi che potrebbero aver influito sull'esito tragico della vicenda. «La nostra indagine continua e ogni aspetto sarà considerato», ha ribadito Cosentino, lanciando un appello a chiunque possa avere informazioni. Ha inoltre parlato di un bigliettino scritto dalla ragazza prima della sua morte, che è stato acquisito dalle autorità. «Ti amerò anche nella prossima vita», recitava il messaggio. Questo biglietto è stato consegnato a un terzo, che lo ha poi passato al fidanzato della giovane. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.